Bella ragazzi, bentornati su FIFA Hit. Mi viene un po' da sorridere se penso all'ultima volta che ho fatto un episodio col naso tappato, che alcuni di voi mi avevano scritto com'è questa storia che c'hai sempre il naso tappato. E purtroppo anche oggi mi sentirete un po' così perché sono stato colpito ancora dall'allergia. E niente, vabbè, cercherò comunque di sorvolare su questo piccolo problemino per portarvi comunque, come sempre, nel centro dell'azione, nel centro della nostra carriera. Abbiamo subito da affrontare lo Zenit per i quarti di Europa League. È un po' strano, ma ci siamo ritrovati d'un tratto proiettati in questa Europa League e adesso abbiamo addirittura buone possibilità di andare a puntare la finale. Seguiamo anche a distanza le altre tre partite dei quarti. E la formazione l'avevo già preparata prima dell'episodio, quindi vabbè, la vedete a destra. Degli avversari bisogna stare attenti alla difesa: Bruno Alves e Criscito, poi Witsel, Dani e Hulk, e Kerzakov, che è molto forte su FIFA e penso anche nella realtà proprio. E quindi niente, speriamo in bene. Cavolo, allora, qua ha simulato Witsel. Però è andata molto bene, poteva essere rigore. Adesso attenzione a Hulk. Cross in mezzo, fermato, poi però non ne usciamo, non ne usciamo, non ne usciamo, dai! Ah, che partita, ragazzi, di Ache. E arriva il calcio d'angolo, stiamo giocando molto male. Fino ad ora merita lo Zenit, secondo me. Però non ce la gufiamo, per carità. Attenzione, ancora deviata da Zuma, calcio d'angolo. Mamma mia quanto spinge lo Zenit. Wijnaldum difende molto bene la palla, poi Gesé. Gesé per Wijnaldum, arriva un grandissimo gol di Ginny Wijnaldum. Mamma mia, tra Wijnaldum e Gesé, quanta intesa. Una doppia serie di passaggi veramente strepitosa. Guardate qua Cesè dove lo ha pescato. Sembrava un regista di qualità a livelli di Pirlo e Xavi. Guardate questo filtrante. Poi gol in scivolata, anche un po' fortunato grazie all'aiuto del palo. Kučka, Obi, Kučka, immobile, destro, Wijnaldum, parata. Salvataggio miracoloso del difensore. Stava per arrivare Gesé a segnare il 2-0, che sarebbe stato molto pesante. Invece ancora 1-0 per noi. Adesso sempre Wijnaldum filtrante, non ci arriva Gesé. Però ormai lo Zenit non ne esce più. Immobile, 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 immobile. Che bomber, che bomber, che bomber, mamma mia. Proprio tocco di rapido di piede e poi esterno preciso, guardate qua, tac, e poi esterno preciso a cercare il palo opposto. 2-0 Genoa a San Pietroburgo, quindi gol anche fuori casa. Si fa pesante ora per lo Zenit. Wijnaldum, peccato. Non il miglior mancino da parte di Gini Wijnaldum, che era il suo ultimo tiro tra l'altro della partita, perché lo faccio riposare, faccio entrare Draxler, sperando che Draxler prima o poi si svegli, perché non è ancora salito e non ha ancora fatto un gol. E poi esce anche destro, metto dentro i Turbe. Arriva il fischio finale, 2-0 Genoa, anzi sarebbe qua, è giusto dire 0-2, perché giocavamo contro lo Zenit a San Pietroburgo, quindi due gol che hanno una pesantezza incredibile, perché al ritorno lo Zenit dovrà fare almeno due gol per andare supplementari e se no vincere da 3-1, 4-2, 5-3 e così via. Quindi deve fare almeno due gol e poi cercare di vincere con due gol di scarto. Insomma, un'impresa molto difficile, soprattutto con una difesa così e un portiere così. E con una classe incredibile lì davanti, con Wijnaldum, Gesé, Immobile, che hanno fatto tutti e tre una gran partita. E a questo punto andiamo avanti, abbiamo la partita col Chievo, però essendo messi un po' malino in campionato, io la giocherei invece di simulare.
Quindi andiamo avanti, ristabilito. Oh, Acerbi, finalmente sei tornato. Allora, c'è ancora il Cerotto, quindi facciamolo riposare un attimo. Come vedete la classifica segnala un Inter. Adesso andiamo a vedere meglio che mi hanno messo via la schermata. Allora, tanto capocanno, no, capo assist Immobile a 9 e poi Wijnaldum a 8. Però comunque rassicuriamo la classifica. Inter a meno 11 della Juve, quindi Juve oramai quasi sicuramente vincitrice dello scudetto. Poi Inter seconda, il Milan già molto distante. Milan che ha in questo momento ha più 3 da noi, ha più 2 dall'Udinese. Udinese che però è quarta, la Lazio è a 53 come noi, in questo momento condivide con noi il quinto posto, però ha fatto una partita in più. Noi vincendo questa andremmo a 56, dobbiamo sperare che Udinese e Milan facciano un passo falso, saremmo addirittura terzi. Quindi ci troviamo pazzescamente a 2 mesi dalla fine del campionato a giocarci o del tutto l'Europa oppure addirittura la Champions in 3 punti, assurdo. Vabbè, usiamo sempre la maglia fuori casa perché siamo contro. No, però penso che si veda, sì, si vede, dai. Va bene tutto, però. Sfidiamo il Chievo con una formazione mezza da turnover. Perché, vabbè, Zuma ad Enzvilli in mezzo è sempre molto sicura come cosa, anche Marrone Kovacic, però diciamo che ci sono alcuni innesti, soprattutto sulle fasce, che di solito giocano in panchina. E vabbè, ovviamente dobbiamo riposare, far riposare i giocatori dopo l'ottima vittoria contro lo Zenit, anche perché dopo questa partita c'è il ritorno, e anche se abbiamo vinto 2-0 non va preso sotto gamba. Draxler tenta il destro chiuso, che sfortuna per Draxler in questa stagione. Marrone, Romarinho, arriva Kovacic, palla alta però, non me l'aspettavo. Romarinho, va che ci arriva Lucas Piazzon, che la ridà a Romarinho, che la dà a Draxler, arriva il palo, ma non ci crede, ragazzi, che sfiga c'ha Draxler. Cioè non ha ancora fatto un gol e gioca comunque sempre molto bene. Dai, oggi spero veramente di farlo segnare. E sono stati bloccati proprio sul più bello. Draxler. Da Silva. Romarinho, Si spinge avanti. Romarinho. Romarinho, Romarinho, Romarinho. Che cazzo di gol! Rete segnata dal capitano. Romarinho, 1-0 per il Genoa, che fatica fino a questo momento, mamma mia. Però è arrivato un gol abbastanza anche irreale. Dopo però 2 ottimi giocati di dribbling, un tiro che ha scavalcato Puggioni, Eurogol del talento brasiliano. Lucas Piazzon, Draxler, ci prova lui, che sfortunato che è Draxler. Quest'anno, guarda, si è pure fatto male, è incredibile. Ha sempre giocato bene, non ha mai trovato il gol, non è mai cresciuto. Però ha sempre giocato bene, ripeto. Che sfiga che c'ha. Distorsione ginocchio, incredibile. Mettiamo i turbe e mettiamo sulla destra D'Alessandro, per forza. Marrone. Scarica sul Romarinho, pesca Si Marrone, spinge che si davanti. tramuta in centravanti, però arriva la Sulla parata destra. di Puggioni. Alessandro, Kovacic, Ormai in zona attenzione, d'attacco. palla che arriva a Romarinho, traversa però, Che non sorprende il portiere. sta facendo dei miracoli Puggioni oggi, che ovviamente difficilmente può essere fratello di destro, comunque Alberto Destro, creato dal gioco, preso svincolato, ora però ritorniamo nel pieno dell'azione Sinistra tra le con linee di fondo. Samassa, chiuso da Denzville, palo, incredibile. Via la palla. Cioè, incredibile sia come gli è tornata la palla e poi vabbè, sia anche il palo a porta vuota, però è incredibile tutto, tutto Lucas Piazzon. incredibile. Incredibile anche che stiamo faticando col Chievo. I Appoggia turbe. al compagno. Destro Junior. Sì, c'ha un passo. Attenzione, ancora destro. Niente, ammazzato, l'hanno tirato giù.
E finisce la partita, niente, qualche minuto per Destro Junior, ma niente da fare. Finisce comunque la partita. Abbiamo sofferto molto per essere Chievo, però è arrivata qua a Verona un'importantissima vittoria per 1-0 con un Eurogol di Romarinho. E quindi proseguiamo. Infatti anche migliore in campo. Prosegui. Sono più curioso di vedere cosa hanno fatto Milan e Udinese, sperando che almeno una delle due abbia perso. Allora, giocatore infortunato Draxler per un mese, poi arriva l'aggiornamento dell'osservatore e qua sarà un po' un problema trovare i vari talenti. Allora, sto qua va bene tutto ma alto 1,54 m, cioè ok che li crea il gioco, però createli bene perché sennò. Cioè 1,44 m. No, raga, cioè va bene tutto, però io devo avere anche un giocatore che sia credibile. Allora, questo qua lo ingaggiamo, PC, Piccinni, vabbè, il nome non è che attiri molto. E questi due li devo rifiutare per forza, cioè non posso comprare dei nani, cioè mi spiace veramente tanto, ma proseguiamo. E vabbè, 4 settimane di attesa prima che torni Draxler. Benvenuti al ritorno di Europa League. Genoa Zenit San Pietroburgo, dopo un'andata fenomenale da parte del Genoa che ha concluso un importantissimo 2-0 fuori casa. Accogliamo quest'oggi lo Zenit che ha tantissima voglia di rifarsi e cercare di ribaltare il difficile risultato dell'andata e noi ovviamente cercheremo di fare almeno un gol, di mettere un po' in crisi la squadra di Hulk and Company per giungere alle insperate semifinali di Europa League. Immobile, destro, immobile, immobile, cross in mezzo e arriva il gol di testa di Cesè. In questo momento l'aggregate, cioè la somma di andata e ritorno, dice 3-0 Genoa, una squadra proiettata verso le semifinali di Europa League. Attenzione, erroraccio qua di Danni. Ottimo filtrante, ma ha sprecato tutto da solo davanti al portiere. Hulk, Hulk, aia, aia, aia. Miracolo di Capino. Poi Denswil spazza anche bene per la situazione in cui era. Qua Kovacic deve tenere Witzel, non ce la fa. E però poi palla sprecata e quindi ancora 1-0 per il Genoa. Immobile De Sciglio, De Sciglio finta interessante, la dà in mezzo per Kučka e arriva una perla dal sinistro di Kučka che trova l'angolino alla fine del primo tempo, 2-0 Genoa davanti ai suoi tifosi, mamma mia che gol. Immobile, 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 finta. Finta, oh, arriva la parata, meritava il gol questa azione di Immobile e invece riparte lo Zenit. Zuma non si fa alcun tipo di problema, poi arriva un bellissimo tiro di Danni fuori di poco. Filtrante per Kerzakov, Zuma oramai è un pazzo. Cioè guardate qua. Quando non c'è Zuma c'è Denswil. E quando non c'è Denswil, c'è Zuma. E quando non ce ne sono i due, c'è Biraghi. Incredibile. Finisce la partita. Passiamo in semifinale di Europa League. Incredibile questa stagione del Genoa, che chiaramente, essendo quarta in Italia, è la squadra in questo momento più forte che c'è in Italia tra quelle che possono giocare in Europa League. Il Genoa sta dimostrando di essere superiore a tutte le altre squadre della competizione. E quindi possiamo puntare sia al terzo posto in campionato che a questa comunque bella coppa, soprattutto per la nostra carriera, da sicuramente grande vivacità. Schema torneo e vediamo dove ci hanno messo, ma penso proprio col CSKA. Ah no, invece ci va ancora più di culo perché becchiamo il Wolfsburg,
che ha sì battuto lo Schalke, battuto Lille. Però ha subito in tutte e due le partite, cioè in tutte e due, diciamo, sia negli ottavi che nei quarti, ha subito 3 gol da entrambe le squadre, a differenza nostra che ne abbiamo subiti uno dall'Inter e 0 dallo Zenit. E sicuramente è la più debole tra le 4 rimaste e quindi possiamo addirittura puntare la finale. Qua abbiamo avuto parecchia fortuna con i sorteggi. Ora proseguiamo, fra 2 giorni abbiamo la partita col Catania, che simulerò con tutti i giocatori da turnover, e dopodiché, prossimo episodio, vedremo la partita col Napoli, che invece ovviamente gioco. Ok, abbiamo fatto la squadra, andiamo a salvare, e dopodiché speriamo che simulare col Catania non sia un passo falso, perché altrimenti sarebbe veramente un gran peccato. Allora, è iniziata la partita. Arriva subito un giallo per Acerbi. Acerbi che sta giocando per la prima volta una partita titolare. Poi però arriva il gol di Lama. Arriva il gol di Obi però uno pari. Dai, dai, ti prego. Ti prego, ti prego. Ci sono i primi cambi, entrano i nostri leoni. Prosegue la partita. Siamo 2-1, gol di Piazzon. E finisce 2-1. Ho l'idea che è stata una partita parecchio sofferta. Però hanno segnato Piazzone e Obi. Quindi, nonostante l'aver simulato, siamo rimasti quarti. Il Milan ha vinto. Quindi, se non sbaglio, la Lazio ha fatto un passo falso. Quindi, abbiamo ripreso il nostro posto fisso in Europa League. E vabbè, per il momento è tutto. Mettete mi piace. E ci vediamo al prossimo episodio. Sperando di non avere più questo cazzo di naso tappato.